La giornata inaugurale si è aperta con il saluto delle autorità, prima e fra tutti il sindaco della città di Recanati, Francesco Fiordomo, gli assessori ai servizi sociali, Tania Paoltroni, alla cultura, Rita Soccio. A portare il saluto della regione l'assessore Angelo Sciapichetti e i consiglieri regionali Francesco Micucci, Luca Marconi e Sandro Bisonni. La massiccia presenza degli organismi regionali ha confermato che la politica non può e non deve trascurare questi delicati argomenti che riguardano la dignità della vita umana. Non rappresenta solo un prestigio avere nella commissione del premio Movimento Hospice Marche 2015 la presenza dell'Università Politecnica delle Marche. Per gli organizzatori ciò testimonia la volontà, come dichiarato anche dal professor Sauro Longhi, rettore dell'università, di occuparsi della formazione del palliativista, figura che opera anche negli hospice. Questa terza edizione del festival ha visto la presenza anche di Unicam, Università di Camerino, con la partecipazione del prorettore, professor Andrea Spaterna, che ha parlato di cure palliative ricordando l'origine del termine pallium, mantello che protegge chi lo indossa. Questo tipo di trattamenti agiscono infatti prendendosi cura globalmente della persona. Presente all'incontro anche il presidente onorario del festival, Maurizio Bonsignori, oncologo, fondatore dello IOM, Istituto Oncologico Marchigiano.